cari quaddisti, gioiella. Ultimo turno di travedere del sabato. Perché c'è alcune punte, punte che punta. Box dei sincrozzi. Le punte che si può bene prima, adesso tende un pochettino a scappare un po' troppo. Ultimissima regolazione effettuata. Qui naffiranno. Magari quando entriamo noi è già più fungosa. Quindi sente la moto che scappa via me. Capito? Quello che voglio dire? Sì, ma allora, cioè, ma tu ti sei trovato meglio adesso all'ultimo punto? Ma io mi sono trovato più o meno uguale a prima. Però con la differenza, alcune curve inseriva meglio dove era più bagnato, diciamo. Facevo meno fatica insieme a me. Sulle curve invece che inserivo bene prima tende a scappare un po' troppo il culo. Capito? Dalla seconda curva in poi la moto va tutto così. Io con le gomme così ha cambiato tutto. Io non sono. Ma le gomme non viene. Non inserisci meglio così. Sì. Però io. Che fa? Vedi, questa. Che fa? Ti si impenna? Che non riesco a farla ancora dove dico io. No, io no, ce la faccio. Spero che stiate sentendo comunque. Siamo, questo serve per fare le gare, quando si arriva al massimo è chiaro che ogni minima regolazione diventa fondamentale per il risultato della mancia successiva. Quindi diventa fondamentale. E signore, è meglio si fa più dal muro, tira di più. Appoggio. Cari codisti, Giuliano Cozzi, Nicola Montalvini, Mattia Torraco. Adesso lasciamola così. Insieme domani vediamo. Signore, spettacolare. Comunque hanno variato l'assetto nell'ultima entrata. Nicola si trova meglio con questo nuovo assetto. Soprattutto lo preferisce perché potrebbe essere una gara su meno duro rispetto a quanto oggi nelle prove libere, perché viene ruspata la pista, si dice, e quindi lui si trova più meglio, soprattutto considerano anche un fatto che possa essere una pista innaffiata, cioè bagnata, e quindi lui vuole una moto che non si impunti ma che gli permetta un'entrata in curva derapata e anche, se volete, un sottosterzo, ma che gli consenta poi un immediato sovrasterzo. L'importante è che la moto non gli punti. Per l'inserimento a quel punto lì scappava di più, e dove scappava di meno prima scappava di più, quindi mi trovavo meglio. Nicola vuole una moto che derapa via, e Giuli non vuole dargliela così, ma alla fine la spunterà sicuramente Nicola. Chiami dopo per il prova, ciao. Sì, dove era più umido che puntava prima, adesso non puntava più, partiva più facilmente. E questa è la motivazione della scelta tecnica. Schermini, tu che cosa? Grande Nicola. I tempi cosa dicono? Ascolta, da fuori abbiamo visto Nicola Montalvini che ha guardato un po' tutti gli altri e poi all'ultimo giro ha dato una lezione di guida. Ma nell'ultimo giro. I tempi cosa dicono? Tu eri a posto? Stavo registrando, sei. Cioè eri a posto, non preciso, senza problemi? Potevo fare meglio l'ultimo giro. Pure. Sicuramente. Nicola, l'ultimo giro credo che sia stato una percorrenza sia sulle UPS. No, su alcuni punti ho sbagliato, su alcune curve. Vabbè, lascia stare, l'aggressività con la quale hai attaccato l'ultimo giro utile è stato veramente superiore. Nicola, se quello può essere un tuo passo di gara, direi che vi siano concrete, più che concrete possibilità di imporre il tuo dominio. Nicola, ti abbiamo visto percorrere il curvone in discesa in contropendenza dopo il doppiato in salita, nel quale tu ho sbagliato. Però lo affronti in una marcia più bassa degli altri, come a terra metti già di traverso il mezzo e vado giù. Fai frenare il mezzo, picchi dentro la marcia superiore e vai giù a una velocità stratosferica rispetto ai tuoi diretti concorrenti. A vederti da fuori, l'idea è che tu in quel punto sia veramente al limite, stia rischiando molto la capottata sull'appoggio esterno. C'è controllo o... Sì, sì, io facevo quella curva comunque in completa sicurezza. Ecco, questo è importante perché la velocità tua di discesa
è veramente un altro passo, soprattutto nell'ultimo giro, anche se c'è stata magari un'entrata un attimino anticipata. Ho sbagliato un po' l'ingresso sul saldo, esatto. Infatti lì ho perso qualcosa più su altri 2-3 punti, quindi si può fare meglio sicuramente. Ma le ups nell'ultimo giro è stata una cosa devastante? È stata una cosa provata. Devastante nel senso che provateci, è impressionante. Cioè, tutti gli altri tuoi concorrenti sulla prima ups tendono a rallentare per poter assettare il mezzo. Tu all'ultimo passaggio non hai rallentato sulla prima ups. Sì, provate i giri prima. Ma credo ci saranno state almeno 10 km orari di differenza dal freno delle ups. Sono contento. Cioè, è una cosa che è spettacolare. Sono contento. Grande Nicola, ti senti aggressivo? Moto? Sì. Assetti? Voglio rifarmi dei piccoli problemi che ho avuto in queste ultime gare. Ricordiamo una gara su sabbia dove certamente ho fatto più fatica io. I piloti italiani non hanno un'attitudine, perché è praticamente l'unica gara su sabbia esistente in Italia. Si svolge una volta l'anno e non c'è la possibilità neanche di allenarsi, cioè, al contrario, il principale poi, no? Perché fosse l'unica, ma ci fosse la possibilità di allenarsi sulla spiaggia più volte, non ci sarebbero problemi. Purtroppo fanno un appuntamento che non si può rinunciare, ma un appuntamento su sabbia, su spiaggia, sempre chiusa, e in Italia non ci sono proprio le condizioni per allenarsi. Purtroppo sì. Ma vediamo che nei crossodromi sei sempre più agguerrita, più Nicola che mai. Sono poi le piste nelle quali mi alleno, quindi in teoria dovrei essere i luoghi dove in teoria dovrei andare più forte io. Questo è importante. Nicola, poi hai ancora qualche carta da giocarti per domani, o questo tuo ultimo giro domani lo dobbiamo vedremo. Ritenere al massimo? Domani vedremo. Luca, Nicola, i nostri complimenti, perché sei stato un extraterrestre veramente in questo ultimo giro, dalla percorrenza delle traiettorie, dalla precisione, dalla decisione di quando aprire, dalla gestione della moto sia in aria che negli atterraggi. Una cosa, su quel doppiatino in salita vediamo che tu lo affronti in terza anziché in quarta. Ma io mi trovo meglio con rapporto più corto, perché riesco a gestire meglio poi la potenza della moto. Magari una marcia in più, perché la tiri tantissimo anche fuori giri e poi recuperi sul salto. Ma è un po' il mio modo di guidare che ce l'ho avuto sempre, questa guida di guidare un po' a portare il motore al limite. Ma sembra che tu sia più veloce, Grande Nicola, un saluto, un in bocca al lupo per domani, complimenti per oggi dove sei andato veramente bene. E un arrivederci dalle prove cronometrate di domani. Okay. Nicola Montalbini, campione italiano.